Ci sono stati molti rumor, indiscrezioni, leak e speculazioni riguardo il prossimo capitolo nella saga di Call of Duty. L'unica cosa che sappiamo di per certo è che l'uscita è prevista per fine 2021. Stando alle ultime indiscrezioni forniteci da Modern Warzone, uno dei più celebri leaker nel mondo di COD, lo sviluppo sarebbe stato affidato a Sledgehammer Games, la stessa software house a cui dobbiamo, assieme ad Infinity Ward, Modern Warfare 3, e, singolarmente, Advanced Warfare e World War II. Sembrerebbe inoltre essere confermata la presenza di una mappa dedicata a questo nuovo capitolo all'interno di Warzone. Per quanto concerne il setting, il gioco sarebbe ambientato nei primi anni 50, in una realtà alternativa in cui la Seconda Guerra Mondiale non è finita nel 45. Bensì è continuata. Non è certo il primo gioco in cui viene ipotizzato questo scenario, lo abbiamo già visto con Wolfenstein. Sicuramente vedremo però le cose in chiave diversa. E da non fan della saga di Call of Duty posso tranquillamente ritenermi interessato a questo nuovo capitolo. È indubbiamente molto interessante questa idea di rivisitare un periodo storico così importante come la Seconda Guerra Mondiale. E inserire il gioco all'interno di un contesto in cui la guerra non è mai finita. Spero sinceramente di vedere qualcosa di un po' più realistico rispetto a quanto si è visto con Wolfenstein per forza di cose, e onestamente mi aspetto appunto una cosa un po' più classica, in linea più o meno con quello che è stato World War II, ovviamente con le dovute migliorie. In attesa di conferme da parte di Activision, vi diamo appuntamento al prossimo video. Fateci sapere qua nei commenti che cosa ne pensate, se siete dei fan di COD, se aspettate il nuovo capitolo e soprattutto che cosa vi aspettate, ovviamente ammesso e non concesso che questo rumor sia vero, da questa ipotetica realtà alternativa. Un saluto dai Crude Dudes.